Amici sportivi, amici della Serie D, benvenuti allo stadio Tassara di Breno per la sfida della 16ª giornata di andata del girone C di Serie D, la sfida che mette in palio punti preziosi. Quindi riuscire ad accorciare da qui alla fine del girone d'andata, mancano questa giornata e poi quella di mercoledì infrasettimanale che chiuderà l'andata, potrebbe essere indicato. Invece il Montecchio ha 21 punti, ottavo posto, la vittoria sul Castagnato di domenica scorsa, l'altra squadra bresciana, ha aiutato sicuramente la squadra vicentina a tirarsi fuori dai guai, almeno per il momento. Intanto la gara, avete visto, è cominciata dietro per San Pietro, il cross di prima sembra buono, anticipato Maritato, buon piglio però iniziale del Breno, ancora casa per Vita, il tiro deviato, chiede un tocco di mano, non c'è nulla, facendo l'arbitro. No, chiedo scusa, 2001, ho letto male, stavo guardando il numero 3, Rocco, che è un 2003, invece no, il 2003 chiaramente non è under. Attenzione, intanto qui è un brutto fallo, si accende un parapiglia, brutto momento della partita. Bersi ha chiesto ai suoi di essere anche più incisivi in avanti, ha detto prima sbagliavamo tanto in difesa, adesso sbagliamo qualche gol di troppo, allora c'è da migliorare il tiro di Scanzi, che l'infortunio di Del Vecchio è abbastanza grave, intanto attenzione Maritato che va a colpire sull'uscita del portiere, centra il portiere dalla zona di sinistra, dalla bandierina, la palla in mezzo non passa, anzi sì, e allora c'è San Pietro che può provarci, palla altissima, Scanzi che apre adesso per Vita che va a inseguire palla, cadono in due sia Vita che Rocco, non c'è nulla per l'arbitro, allora Verzeni può venire in avanti da sinistra, la palla dietro proprio per Vita che va al tiro e Rocco lo va a murare. Per quelli anche che possono essere gli obiettivi delle due squadre, il pari può star meglio al Montecchio, questo va detto. Qui c'è il primo tiro intanto proprio del Montecchio, un primo tempo sonnacchioso, ecco, a livello quantomeno di volontà. Qua Giotto dietro per Maritato che è uscito dall'area per provare a prendere un po' di spazio, serve Verzeni che cerca con una finta di liberarsi, va al tiro in diagonale, finisce alto. Vediamo se Vita inventa il tiro in porta, siamo solo all'inizio della ripresa, vediamo se Vita prova subito a sbloccarla, la conclusione troppo alta. Restiamo però in cronaca, torniamo in cronaca perché Maritato serve dall'altra parte, Verzeni in mezzo, la conclusione, poi Scanzi sbaglia un gol fatto e questa è la prima vera occasione. Coadiuvato dai guardaline Muca e Bertelli, questa dunque è la situazione, abbiamo riepilogato quello che è successo nel primo tempo, intanto attenzione perché l'uscita di Recaldini stava per essere castigata dal numero 7 Valenti che non aggancia, adesso però ci sono spazi, le squadre in questa fase abbastanza lunghe, allora Valenti prova ad andare in verticale per Bois Garcia, sembrava fuori gioco, non è così per il guardaline, Bois Garcia, la grande risposta di Recaldini, numero 10 che cerca poi il tocco corto per Valenti che poi prova la conclusione sul primo palo, non era male l'idea. San Pietro dall'altra parte per Verzeni, il cross teso, l'uscita del portiere Carraro, ci arriva, vediamo, va a battere probabilmente Melchiori, la palla in mezzo arcuata, Baschirotto di testa la mette lì, Tagliani non riesce a calciare, Maritato la girata, finisce alta, recupera palla Scanzi, vediamo se serve Melchiori che ha spazio per correre, ha una buona corsa da lì Melchiori, può anche arrivare a calciare, serve invece Vita sulla sinistra, punta l'uomo, punta Rocco, Vita contro Rocco, dietro Melchiori, prova la conclusione, sfiora il palo Melchiori, illusione ottica, attenzione alla numero 27 Manarin che serve dentro per Pegoraro, Manarin il tiro, palo Viginoni che addirittura prova la conclusione, attenzione Recaldini gioca di sponda con la traversa, che pericolo! Melchiori in mezzo di testa, Baschirotto o Maritato, forse insieme. Maritato la sponda per Melchiori che cerca di venire in avanti, poi vede l'inserimento buono, attenzione la palla buona, il tiro sull'esterno della rete. Quando siamo esattamente al 44esimo, entriamo nel 45esimo, Melchiori cerca invece il cross sul secondo palo, Vita è buona, il tiro deviato, calcio d'angolo, solo calcio d'angolo anzi. C'è Visinoni che però attenzione può inventare tutto col suo destro, ci prova, la conclusione larga, Recaldini la scorta fuori. 48 e 40, 20 secondi alla fine, il colpo di testa di Tagliani in avanti. Vediamo se il Breno ha un'ultima palla, no, perché non c'è fallo su Vita, allora l'ultimo possesso è del Montecchio, ma bisogna capire se i vicentini faranno in tempo ad arrivare nell'altra area, la palla è lì, ferma in mezzo al campo, si lotta al centro del campo, 48-56, finisce qui, finisce 0-0.